Ah, una vi lancio una molotov. Oddio! No, ragazzi, quest'isola se continua a combattere qua, veramente, tra poco implode. Fa come Namek, il coso di Junior. Le ingiustizie della vita. È questo che te amo. Mannaggia il pellicano. Madonna, questo qua che viene col cappottino ad agosto. Allora... Bella a tutti animali e animali, bentornati in questo nuovo episodio su Floating Island. Mi raccomando di sostenere la serie e di lasciarmi tanti commenti per continuare a migliorare. Ora vi lascio al video. Stay angry, stay animals. Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Anime, bentornati in questo nuovo episodio di Floating Island. Sono più di 2 settimane che, come ben sapete, per colpa dell'ospedale e altre 1000 altre cose non ho potuto registrare, fare niente. E ci credete che sono dovuto tornare a guardare il mio ultimo episodio su YouTube per ricordarmi che cosa avevo fatto? Perché proprio sono rimasto, ho detto Floating Island. Che cos'è? Fortunatamente sono andato anche a prendere di nuovo i vostri commenti. Ovviamente ve lo dico in tutti i video precedenti. A me dispiace non esserci stato, non aver potuto continuare, ma sapete benissimo cosa è successo. Insomma, eravamo rimasti qua che appunto c'era il problema che non riuscivamo a fare accendere il portale. E quindi mi è arrivato un commento con un sacco di like, quindi credo sia importante, di Alex Gaming, che mi dice: ciao Anima, ora ti spiego come fare. Metti un pezzo di legno dentro al portale, uno a fianco e uno vicino alla lava, in modo che prendano fuoco in una reazione a catena. Quando si accenderà quello dentro il portale, allora il portale si accenderà. Bella, stay angry, stay animals. E stay balboots end, perché non riesco a parlare. Riprendiamoci il nostro legno, che tanto da quanto ho visto non è inutile quello che abbiamo fatto. Ormai le stiamo veramente provando tutti. E per favore, per chi segue da poco la serie, da chi segue poco me, non posso fare l'accendino. L'ho già detto 1000 volte, proprio nella mappa non si trova la flint per poter fare l'accendino. Riprendiamoci la lava, chiudiamo i buchi. Ok, una cosa del genere. Se noi adesso mettiamo il legno qua, da quanto ho capito dovrebbe essere una cosa del genere, al massimo il legno qua anche, dovrebbero fare una specie di reazione a catena che bruciando questo brucia questo e brucia questo, così che quando brucerà quello lì il portale si accende. Questo non so, animali, se è l'ultimo, veramente l'ultima possibilità di poter accendere un portale così, perché veramente le abbiamo provate tutte. Iniziamo a rivestirci un po', che mi sentivo un po' nudo. Non guardatemi, mi copro col mio pezzo di legno. Questo cosa fa qui? Akab, ma tu mi spieghi cosa ci fai qui? Io ti spezzo le gambine. E piove. Come fate a uscire? Vabbè, mistero della fede. Andiamo a uccidere anche i nostri amici. Ovviamente magari ci rivestiamo. Che dite? 1, 2, 3 stella. 1, 2, 3 stella. Che bello, ero a livello 1. Un'altra. Com'è che escono? Akab, come sono uscito? Vieni qua. E scappi! Morirai, insieme a tutta la tua famiglia, se provate a scappare ancora. Il lager di anima. Vabbè, visto che vi voglio bene, vi do la pappa. Adesso, per il prossimo commento che mi avete fatto, dobbiamo andare a combattere un pochettino. Infame. Ah, giustamente adesso non può prendere fuoco, evviva. Ok, meno male che c'ho la cosa... No! Ok, vabbè, non è successo niente. Tranquilli, io scappo. Io scappo. Tutti nel veicolo. Lorda di mostri! Meno male che sono stupidi. Ah, vivete in un mondo di quadri e non riuscite ad entrare nei quadrati. Serve, devo fare un bel po' di esperienza. Non finisco giù da qualche parte, tipo così. Questa è un'ottima arena per combattere. Che prendiamoci tutta l'esperienza. Facciamoci almeno un 20 livelli, così. Ah, non mi vedi. Ti ammazzo. Vai così, ammazziamo tutti proprio. Siamo i re della notte. Che cazzo ci uccide a noi? Oh, cosa? Oh, non ci posso... Cioè, no. Che cazzo di combo hanno fatto? Ragazzi! Devo usare l'ingegno. Ormai non gioco da una vita Minecraft. Io ti ammazzo! Che figli di puttana, hanno fatto il teamwork. Che cosa sono diventato? Cos'è? Guardate, un posa cene, un posa frecce sono. Ciao. Facciamo così, mettiamoci un attimo in un angolino, nessuno ci vede. Vabbè, questa la chiameranno la notte infinita. Che ci sono i free drink su quest'isola e stanno facendo after gli zombie. Non pensavo che era così lunga e difficile salire di livello. Ma chi se ne frega, andiamo alla riscossa. Ah, non ci voglio più andare alla riscossa. Stavo per morire.
Porca puttana. No ragazzi, quest'isola se continua a combattere qua veramente, tra poco implode. Fa come Namek il coso di Junior. Sono l'unico che durante una cosa del genere può mettersi a riparare l'isola veramente. Ah, infiniti. Perché il rischio mio alla fine non è tanto quello di combattere, perché poi se muoio poi perdo anche, insomma, l'esperienza. No, cosa buona. Bastardi sti ragni, morite cani. Dai, su, livello 14, non male. Questo perché c'ha... Oddio, il dottor Zoidberg! No, no, non è, quello non aveva la testa luccicante. Non so, c'era qualcuno che c'aveva la testa luccicante in qualche videogioco. Wazza! Vabbè, ma allora... Ragazzi, nei commenti dovrete chiamare Anima, anzi, il sommo Anima, colui che combatte tutta la notte fino all'alba. Comunque non è male, perché adesso ce ne torniamo a casa. Magari ci sono anche i mostri dentro la nostra gabbietta. Ci facciamo gli ultimi cose di esperienza e poi vi faccio vedere cosa dobbiamo fare. Grazie. Qua continua a piovere, basta. Comunque, il secondo commento che mi avete fatto me lo fa Netil Pro. Anima, io al posto tuo incanterei l'arco con il tavolo degli incantesimi e fai quello più costoso possibile. Così ti potrebbe capitare infinito o fiamma. Fiamma fa le frecce infuocate e infinito ti basta una freccia elementare e ce l'hai infinite. Non male. Se con l'arco con fiamma colpisci un animale, muore e ti dà la carne cotta. Ah, quindi risparmiamo anche il processo di cottura. Buono, no? Benissimo, allora abbiamo l'arco. Lo incantiamo volentieri. 7 non credo sia buono. E la ruota. Girai lì. 9. 9 direi che per ora è il migliore. Potremmo provare 9. 9. Wow. Che fortuna. Ma è una cosa incantata, non si può rincantare. No, non si. Proveremo poi a fare altri archi magari. Vabbè, per ora. Wow. Abbiamo buttato via un po' di livelli. Comunque ci riproveremo la prossima volta. Giusto per divertirci, potremmo anche, tanto solo 6 livelli, chi se ne frega, vediamo solo cosa esce. Vabbè, la canna da pesca livello 12 e non posso farla. Livello 2 non la spreco nemmeno, uscirà una cinesata, tipo canna da pesca, spazzatura, tipo puoi raccogliere tranquillamente sacchi della spazzatura pescando, tipo cose del genere mi potrebbero uscire. L'unica cosa che diciamo che mi rimane da fare è andare ad esplorare una nuova isola. Ci prendiamo un po' di frecce così almeno usiamo l'arco. Ah, avevo la scorpacciata di archi, ok, quindi non c'è problema. Partiamo per una nuova avventura, animali. Anche oggi mi sento un pochettino meglio rispetto a ieri, ma legno gratis. Anche oggi comunque non mi sento ancora al 100% delle energie. Figuriamoci se mi ricordo dove devo andare. E mi raccomando, visto che comunque questa serie vi sta continuando benissimo, ma sono certo che comunque non sarà ancora infinita, continuate per favore a consigliarmi come se fosse veramente una serie vanilla, chiamiamola così, anche se non si può fare troppa roba qua, per migliorare semplicemente me stesso. E continueremo adesso pian piano ad esplorare tutte le isole che insomma ci sono avanti. Ho anche trovato tra l'altro altre isole da potervi portare più avanti, quindi vi farò la serie vanilla come avevo detto, e in più inizierò un'altra serie tipo questa, ma ovviamente non c'è la tipologia inteso come survival, custom map nel nulla, mi dà proprio fiducia almeno da continuare a migliorare su Minecraft e fare delle serie comunque avvincenti che insomma ci prendano, perché una vera merda. Io cavolo mi ricordo, cos'è che c'è? Ragazzi, ho sentito, no, ho sentito lava, non ci posso credere, ho sentito lava come lava. No, io ho sentito il rumore della lava. Ah no, uno zombie che prendeva fuoco. Le ingiustizie della vita. Ah, io ero arrivato qua, mi sa, perché da qua non c'è altro. Facciamoci la nostra crafting table. Dopo 6 anni che non faccio un cacchio di ponti, sto sudando. E gusto che te amo, mannaggia il pellicano, se no no fene. Ciao amici. Ah, pussa via. Faccio tipo come i piccioni. Non ti voglio più vedere. Ragazzi, se sento che provano a esplodere, sembrano tipo i cani da guardia davanti al cancello di casa, contro il postino. E poi non guardatemi con quella faccia triste, bastardi kamikaze che non siete altro. Guerrero, pure qua. Non sei esploso? Bravo. Ah, quest'isola è palesemente uguale a quella in cui abbiamo combattuto stanotte. Se ho ragione ragazzi, mi lasciate un like, perché ormai c'è proprio la visione motoria, cioè capite, Anima potrebbe far parte degli X-Men, ma non ve lo dico mai. Se non sbaglio qua sotto dovrebbe esserci un dungeon. Sta diventando buio, quindi la cosa migliore, allora, ho dimenticato le torce. Dicevo, oddio, che bello che si picchiano da soli. Ah, vi lancio una molotov. Oddio, ma troppo divertente. Apparire adesso una cassa. Una alla volta. Ragazzi, le caramelle non ce l'ho per tutti, ok? Uno alla volta. Ah, però mi avete detto lo spawner di scheletri, no. Prendiamo tutto veloci. Ma che bello, abbiamo trovato roba di ferro.
Lingotti d'oro, un diamante. Ah, l'abbiamo trovata le torce, che stupido. Me lo... Lo sballo mi piace. Ok, ho messo la, tipo la candelina sopra, così non nascono. Anzi, potrebbe diventare una bellissima casa, visto che siamo lontani. Madonna, questo qua che viene col cappottino d'agosto. Allora, e tu cosa fai qua? Sei il mio nuovo compagno. Ciao, batti. Batti battona. Allora, per ora ci chiudiamo un secondo dentro. Tu non provare a scappare, capito? Ok, per ora imbastiremo qua sotto probabilmente la solita cosa per gli scheletri, così poi ci potremo fare l'esperienza quando vogliamo. Insomma, iniziamo con le cose base. E mannaggia a me che non mi porto le stringhe o la lana. Vabbè, animali, io spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente mi devo un attimino riabituare alla serie, a capire esattamente dove sono andato, cosa ho fatto. A me l'unica cosa importante è realmente che mi... continuate a sostenere la serie che non mi piace e che mi aiutate a migliorare me stesso, non tanto la serie, ma semplicemente quello che voi giocatori di Minecraft serie o amatoriali normali sapete qualcosa sicuramente più di me. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci si becca domani con un nuovo video. Candelina per lo scheletro. Insomma. Stay angry, stay animals. Ciao.